Sicuramente pensavate nella nuova stagione la vostra sfiga potesse fermarsi, invece ora che i server di Fortnite stanno scoppiando, a causa dell'incredibile affluenza sono uscite le giocate più sfortunate di alcuni videogiocatori che sicuramente non hanno preso in considerazione il fattore sfiga durante le loro partite. Come accade spesso e volentieri a me, ma non solo Fortnite, andremo a vedere un paio di situazioni sfortunate nel mondo dei videogiochi in generale. Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, partiamo. Numero 10. A volte è molto difficile giocare una partita Fortnite perché nonostante il campo sia davvero grande, ci si ritrova con due o tre persone vicine che cercano di ucciderti, come se non ci fosse un domani, come in questo caso. Prima sono occupati tra di loro, poi arrivi tu, cerchi di fregarli, ma diventa difficile tenere d'occhio due giocatori e quindi, mentre ti stai facendo il culo per sconfiggerne uno, l'altro cosa fa? Si nasconde dentro una scatola e viene fuori alla fine. E si mette pure a ridere per come ti ha ucciso. Comunque bella giocata, devo dire, imprevedibile e davvero pro. Numero 9. Ma quanto è bello GTA, la storia, l'ambientazione, i personaggi e tutto ciò che può rendere incredibile un videogioco, cioè l'insieme di tanti elementi che formano un'esperienza single player fuori dal comune. E poi arriva l'online. Anarchia, distruzione, stronzi che ti ruberebbero anche la madre se potessero e missioni così difficili che i santi sono ormai confezionati nella mia tasca, pronti per essere lanciati. No dai, diciamo che è un odio-amore il mio per l'online di GTA, perché a volte succedono sfortune di entità minori, come nel caso di questo giocatore che è stato preso a pugni da un uomo invisibile. Wow, dirlo a voce suona molto strano e divertente. Altre volte la sfiga raggiunge livelli molto più alti. 5. Il nostro amico aveva puntato bene, in teoria non doveva colpire il muro più in basso, ma si vede che la pianta ha fatto da muro. Anche io ho una pianta a casa, lo userò come scudo antiproiettile da adesso in poi. Numero 8. Doom Eternal è appena uscito e trasporterà il giocatore in un mondo pieno di demoni, ma niente paura. Il protagonista è forse uno dei personaggi più cazzuti di tutti i tempi, e sembra la sua potenza in tonnellate equivalga al peso di una balenottera azzurra, insomma fa male. Ma a volte possono capitare situazioni un pochino spiacevoli che in pochi hanno visto, tipo perdere la vita per un salto sbagliato. Manco fossimo in Super Mario, oppure ritrovarsi in un faccia a faccia con un demone e morire senza capire come mai. Hadouken! Dopo attente osservazioni ho capito che è stata tipo una scena da pugno contro pugno dato nello stesso momento. Avete presente gli anime, no? Quando all'improvviso i due nemici si tirano il pugno nello stesso momento e svengono. Beh, in questo caso è stata pura sfiga, mi sa. Numero 7. Tornando sempre a Fortnite, ricordiamoci che per quanto sia bello non è il gioco perfetto e a volte ci sono glitch davvero molto ma molto sfortunati che costringono il giocatore a rientrare in sessione o riprovare del tutto la partita. Non soltanto per la sfiga si muore, perché magari, che ne so, è stato calibrato male un salto come in questo caso. Ma spesso è il gioco stesso a bloccarci. Qui un giocatore è rimasto intrappolato nell'isola mentre tutti gli altri sono saliti sul Battle Bus, per via di un piccolo bug che ha impedito solo ed esclusivamente a lui di giocare. Non si sa perché, la ruota della fortuna ha dimenticato questo giocatore, ma le cose alla fine sono due in questa situazione. Riderci su e esplorare la zona facendo un bel video per YouTube oppure uscire dalla partita. Io opterei per la prima finché la tempesta non uccide il personaggio. Numero 6. PlayerUnknown Battlegrounds è un gioco sicuramente noto a tutti. Insieme a Fortnite ha rubato la scena nel mondo dei videogiochi. Per primo ha reso famoso un genere che era ancora grezzo ai tempi. È uscito anche per smartphone, ma non senza alcuni problemi piccoli e grandi. Immaginate per esempio di stare scendendo per cominciare la vostra partita, quando all'improvviso state surfando sul terreno e cercando di dare un significato alla vostra vita, come in questo caso. Un
giocatore molto sfortunato ha capito che a volte nella vita bisogna solo chiudere il gioco e tirare il controller contro il muro, o in questo caso il cellulare. Numero 5. La parte più bella dei videogiochi online è che può succedere di tutto, e quindi non bisogna mai distrarsi, altrimenti il karma potrebbe bussare alla porta. In Star Wars Battlefront specialmente le cose si fanno molto caotiche, e una distrazione di pochi secondi può portare a una pallottola da dietro. Davvero, eh? Per esempio, in questo caso un giocatore era riuscito a uccidere il suo avversario, ma si era forse dimenticato di essere ancora in partita e quindi si è messo a esultare. Questo è stato il suo errore, visto che anche lui ha fatto una brutta fine. Come nella realtà, mai esultare troppo presto. Ci sarà sempre qualcuno a mettertelo da dietro. Il fucile, non pensate male. Ma cavolo, ma comunque suona molto male. Andiamo avanti. Omae wa mou shindeiru. Nani? Numero 4. Far Cry 4 ha un'ambientazione veramente stupenda che in pochi altri giochi ho visto, per via della natura e di quei maledettissimi elefanti. Ricordatevi le mie parole, mai dare fastidio al sedere di un elefante. Potrebbe nascere una delle situazioni più strambe mai viste. Tipo in questo caso, un giocatore con la fiamma ossidrica è andato a punzecchiare l'animale sbagliato. Cavolo, chi si aspettava fosse amico di un falco? Non puoi nemmeno fargli uno scherzo che sti elefanti ti uccidono. Numero 3. Tornando ancora una volta a Fortnite, come sempre, una delle cose peggiori è arrivare all'estremo di un cerchio e morire all'ultimo secondo. Come se le cose non stessero già andando male. In una partita molto particolare, i giocatori si sono ritrovati ad anni luce dal cerchio. Per fortuna almeno uno di loro era riuscito ad avvicinarsi, ma sfortunatamente pensava sarebbe stato meglio curarsi piuttosto che concludere l'opera e andare in zona sicura. Beh, è stata la scelta peggiore. Numero 2. La vita dello speedrunner è molto dura. Si sveglia la mattina e pensa subito a quale gioco finire in un batter d'occhio per l'onore e la gloria, ma ci sono momenti di rabbia assoluta a volte perché capitano delle cose piccole e insignificanti. Un giocatore di nome Lel Reset aveva cominciato una bella speedrun per concludere GTA San Andreas, il prima possibile, ma c'è stato un piccolo intoppo. Senza volerlo ha attivato dalla tastiera il trucco dell'elicottero, che è apparso all'improvviso, schiantandosi. Ma non era quello il problema. Qualche secondo di ritardo era calcolato. Il problema è che nel mondo degli speedrun i giochi vanno finiti senza utilizzare trucchi o hack, e non bisogna attivarli nemmeno per sbaglio. Numero 1. Rimaniamo sempre in tema speedrun. Avete presente i giochi di From Software? Sì, esatto, proprio quegli innominabili che prima o poi faranno venire un infarto a qualcuno. Per finirne anche solo uno ci vuole una mente di ferro. Immaginate finire i 3 Dark Souls più Bloodborne e pure Demon Souls senza mai subire un danno. Questa è l'impresa epica che ha tentato lo streamer The Happy Hob, ormai famosissimo sulla scena di questi titoli. Aveva cominciato benissimo. Dark Souls non era così difficile, dai. Nemmeno Bloodborne, ormai per lui sembrava di passeggiare in quei giochi, finché non è arrivato Demon Souls. Si aspettava più o meno la stessa cosa, ma lì sappiamo benissimo che la difficoltà è ancora più alta che negli altri titoli. Infatti ha perso al boss del tutorial. Io ho provato Demon Souls una volta e confermo in pieno, non l'ho mai finito per la frustrazione. E voi? Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi, circa il 40% in più, film o telefilm unici che non vedremo mai, a meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre, ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet, potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese, utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix, ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione.
così da pagare solo 2 euro al mese, il miglior prezzo finora sul mercato, e nel caso non siate contenti entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Con questo concludiamo, che dire, di sfortuna anche nel mondo dei videogiochi ce ne sono tante, quindi arriverà presto un altro video. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.